Daniele Siciliano, una vittoria importantissima, questo doppio confronto con l'Ortonovo che vi concede ancora una chance, diciamola così. Retrocede l'Ortonovo, il Little Club avrà un'altra occasione molto probabilmente domenica prossima con il Via dell'Acciaio. Gol che ha aperto le danze è stato il tuo, palo e poi sfera che ha varcato la linea di porta, perché poi di tante occasioni ce ne sono state di questo tipo, no? Due traverse e molto probabilmente anche lì c'è stato un po'... è stato un gol non gol, anche per l'Ortonovo c'è stata un'occasione di questo tipo, insomma. È stata una partita molto, molto combattuta, molto nervosa, però al primo tempo secondo me abbiamo pagato un po' di ansia inconsciamente, essendo un gruppo così giovane, partite così delicate dove diciamo non siamo poi tutti così abituati a giocare, ecco. Secondo tempo però siamo entrati con un altro piglio, siamo partiti più forti di loro secondo me e abbiamo trovato questo gol col palo interno, poi la palla è entrata, c'è stato convalidato giustamente. Poi la partita secondo me l'abbiamo interpretata bene, abbiamo rischiato poco, c'è stato anche loro l'episodio della traversa con la palla, insomma ci sono stati un po' due o tre episodi simili, però siamo riusciti a portarla a casa e a guadagnarci questa finale dove speriamo di vincerla e mantenere la categoria. E comunque, cioè anche in primo tempo, il Little Club la sua partita l'aveva fatta. Sì, assolutamente. Comunque, sì, un po' meno incisivi, però. Sì, il mister comunque giustamente ci ha messi bene in campo, abbiamo letto bene le uscite difensive, arrivavamo sempre, secondo me, un pizzico in ritardo per chiudere l'azione. Il secondo tempo invece ci siamo arrivati meglio e infatti si è riusciti a fare due gol, potevamo farne altri e è stata, ripeto, secondo me nell'arco dei 180 minuti una finale play-out meritata da parte nostra. Ecco, un peccato che la stagione abbia preso un po' questa piega, no? Partiti bene, soprattutto in casa, sì. I risultati con le grandi ci sono sempre stati. Sì, ci sono mancati un po' i risultati in trasferta, perché poi alla fine in casa 19 punti è un bel bottino. Fuori casa si è riusciti a fare meno bene, purtroppo, però ormai siamo qua e ci andiamo a giocare questa finalissima con tutte le nostre chance, le nostre forze.